Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un mio nuovo video. Oggi vi racconto la storia di questo video. Quindi stamattina vado a fare la spesa, quando torno decido di fare il video, di girare il video da pubblicare domenica. E l'intenzione ancora adesso, è quella di fare un make-up a occhi. Quindi avrei voluto riprendere, diciamo, la seconda parte del trucco, no? Arrivare qui con la base viso già pronta e fare, registrare, riprendere semplicemente il passaggio del make-up, il passaggio del trucco occhi. Come spoilerato nello shorts di giovedì, l'intenzione è quella di utilizzare questa palette. Si vede? Ok. Ma ho avuto varie felici idee questa mattina che mi hanno portato a riprendere il video oggi pomeriggio. Quindi man mano vi racconto cosa è successo e alla fine del video, in base alla lunghezza, deciderò se dividerlo. E quindi parte prima e parte seconda, o eventualmente pubblicarlo per intero. Quindi finisco vari prodotti in questi giorni, tra cui il primer, esattamente il primer viso. Ho voluto provare, visto che il primer occhi sta per finire, un altro primer occhi. No, non ho voluto provare, l'intenzione era quella. Poi, dopo aver visto com'è andata la base, ho deciso di non fare più esperimenti. Tanti, tutti insieme. E quindi ho cambiato il primer e nel frattempo comincio. Quindi il primer che vado ad utilizzare adesso per la base viso è questo. Ed è il mio preferito, mi trovo bene, già provato, riprovato, so come funziona e l'effetto è matte, veramente. Mi trovo benissimo con questo primer, quindi avevo pensato di finire tutti gli altri che ho iniziato e abbandonato proprio per eliminarli e restare fedele a questo nei secoli dei secoli. Amen. Quindi la mia felice idea di oggi è stata, quella di provare un nuovo primer viso. Nuovo, tra virgolette, nuovo sì, perché l'ho provato solo una volta o due, non mi ricordo, e non avevo capito bene l'effetto. Allora, la consistenza di questo primer è come un siero, è come se mettete un siero, fa grip, comunque fa grip poi con il fondotinta, ma si asciuga velocemente, non unge, non è siliconico, non è siliconico, l'ho detto, mi sono dimenticata il toglierlo. Dicevo appunto, non è siliconico, non dà quell'effetto saponata mentre lo applicate. Al contrario di questo. Che è quello che ho utilizzato stamattina. Ora, molto probabilmente ho esagerato io nella quantità, ma ha creato una sorta di scivolo dove il fondotinta si è andato ad impastare. Io poi ho cercato di settarlo, di sistemarlo, quindi già diciamo che la piega che aveva preso non era delle più felici.
Quindi decido di fare questo esperimento con questo primer che dovrebbe essere finisce opaco. Quando lo applicate, la consistenza appunto è siliconica, si sì, va a blurrare, tipo questa rughetta qui era sparita temporaneamente per i primi 30 secondi, poi riapparsa con tutto il fondotinta inserito lì dentro. Anche sotto gli occhi, diciamo, si sentiva tutto, la base era molto liscia. Quindi questo è il primo prodotto, tra virgolette, fuori dalla mia zona di comfort che vado a provare. Devo riprovarlo a piccole dosi, a piccolissime dosi, e poi vi faccio sapere. Quindi dopo il primer viso in genere vado a mettere il gel per fissare le sopracciglia in modo che durante poi l'applicazione fondotinta, correttore, bla bla bla, si asciuga. Quindi passiamo al secondo prodotto che ho utilizzato, al secondo prodotto diverso che ho utilizzato invece di quello solito. Che prodotto sopracciglia che in effetti ho già utilizzato in passato e anche questo a piccole dosi. Questo so che funziona a piccole dosi, che è questo. Ok? È quello di Essence. Con il suo applicatore. Questo a piccole dosi funziona. Funziona anche se dopo un po' di tempo, non so quantificare bene, forse un paio d'ore, comunque le mie sopracciglia tendono a scendere di nuovo. Quello che invece io utilizzo solitamente è questo, e quello che vado ad utilizzare adesso è questo, perché questa è la terza volta in questa giornata che mi strucco e mi ritrucco. Vorrei che fosse l'ultima. Quindi vado ad utilizzare il solito, cioè per fissare le sopracciglia, e poi andiamo avanti. E vi dirò a un certo punto dove ho deciso di interrompere il video che stavo registrando, di fare un grande respiro, di contare fino al 2088. Allora, vi posso garantire che se vi trovate bene con questo prodotto, che io mi ricordo che era fantastico, ma probabilmente, come dicevo appunto, in piccole dosi, perché se si esagera con la quantità si vede il bianco, si vede. Mentre questo, se si esagera con la quantità, e io esagero con la quantità perché non ho laminazioni, non ho niente di che, quindi le mie sopracciglia dopo il primo momento di vita verso l'alto tendono man mano a scendere di nuovo verso il basso. Quindi io esagero con la quantità e con questo restano lì dove sono per tutta la giornata. E se magari qualche giorno sono truccate in modo leggero, tipo solamente le sopracciglia, un po' di mascara, e capita. Non lo diciamo. E se andate a letto truccati, comunque, se il giorno dopo vi ritrovate come li avete? In alto, con la vita verso l'alto. Quindi questo resterà il mio prodotto, quindi resterò fedele a questo prodotto nei secoli dei secoli. Amen. Anche qui guardo lì, perché lì, cioè, io ho un cassettino più o meno di, è brutto, più o meno di queste dimensioni, ecco, così, così e così, ecco, è così, pieno, strapieno di prodotti sopracciglia, quindi tra gel colorati, trasparenti. C'è quello di NYX che ancora non ho provato, trasparente, quindi potrebbe essere un buon sostituto di questo, ma io non, vedremo.
Ok, dopodiché che decido ovviamente di andare ad applicare il fondotinta solido che utilizzo normalmente su questo primer. È stato un delirio quel fondotinta su questo primer. Quindi, prodotti solidi, questi li conosco, li ho utilizzati. Quello che vado ad utilizzare adesso in questo video, perché forse non sono contenta di essermi truccata per la terza volta. Quindi riproviamo e incrociamo le dita. È questo fondotinta qui che ho acquistato su un sito tramite AliExpress, se non ricordo male. E ho deciso di riprenderlo perché non mi ricordo più com'è in effetti. Quindi andiamo a fare questa prova. Ovviamente la quantità che andrò a mettere è pochissima, anche se sembra tutta qui adesso. Profumo me lo ricordo, il profumo me lo ricordo, era buono anche adesso, quindi non è andato verso questo. Ecco, è bianchino, è un po' bianchino. Ah, sono un fantasmino, guardate. Vabbè, ora scuriamo tutto, stai tranquilla. Ecco, forse perché non l'ho messo più, perché era troppo chiaro. Solo che vabbè, poi è troppo chiaro per il viso, perché per il collo è uguale. Cioè, nel collo io ho questo colore del viso. Nel collo io ho il colore che adesso ha il mio viso con questo fondotinta. Vedete? È lo stesso, la stessa tonalità. Invece in faccia sono più scura, non lo so, comunque. Ci sono i misteri delle occhiaie. Ma lo andiamo sempre bene, lo lavoriamo parecchio. Spugnetta nuova, media. Dove l'ho acquistata? No, non mi ricordo. Potrebbe essere stata trovata in un calendario dell'avvento di Essence, Catrice, Douglas, Revolution, correttore. Il correttore, c'è un macello qua sopra, lo troverò. Ecco, il correttore è questo, sta per finire. Anche qui faremo l'esperimento poi, non adesso, non oggi, no. Ho vari correttori, voglio provare Astra, Essence, anche se questo l'ho comprato. Guardo sempre lì perché sono ok, ne ho altri due, proprio ho fatto il backup perché è valido. Ancora a questo punto io, nel video di stamattina, no? Ho continuato a truccarmi, nonostante mi fossi resa conto che non era una base bellissima, però ho detto va bene, fidiamoci del processo e andiamo avanti, magari sistemiamo. Non abbiamo sistemato, no? Perché il culmine lo abbiamo toccato. Lo abbiamo tutte noi 28 qua dentro, con le sopracciglia, che è uno step finale per me della base viso, quindi già avevo fatto contour, riscaldato il contour, blush, ovviamente prima la cipria, contour al naso, quindi avevo già finito, era l'ultimo step prima
del trucco occhi. Quindi un'ora, un quarto, mezzo, un'oretta? Un pochino di più perché incontrando difficoltà ho allungato i tempi. Scusate se ve lo presento così, questo ormai ogni volta che faccio il video è perché è indispensabile per me in ogni video, in ogni trucco, anche in ogni trucco senza video, ogni volta che mi trucco, è indispensabile. La cipria che vado ad utilizzare è sempre lei, anzi, ne ho finita un'altra e questa è quella tra virgolette nuova, nel senso che l'ho aperta da poco. Come sapete, se già avete visto qualche mio video, io la prima cosa che vado a fissare è il correttore sotto gli occhi e successivamente il resto del viso. Per il contour utilizzo sempre questo di Essence, almeno quest'oggi non lo cambiamo. Ok, il contorno al naso. Qua guardiamo qualche minutino. Allora, per riscaldare il contour utilizziamo sempre quello di Catrice. Il blush, sempre Revolution, la colorazione Peach Bliss dovrebbe essere. O Bliss Peach. Che non so perché il contour con la mano destra sul lato sinistro non riesco a farlo.
invece il blush sì. Fatemi sapere se anche per voi è così. Ma sarà solo io strano, no? Delirio, passavo per delirio, cioè. Neanche io so dove devo mettere le cose. Fino a questo punto oggi c'ero arrivata, ma ero arrivata male. Allora, il prodotto che sto utilizzando adesso invece per le sopracciglia, ecco, è questo di Astra. E quindi andiamo a fare le sopracciglia. Okay, fissiamo tutto perché sono soddisfatta di questa base, veramente. Stavolta sì. Fissiamo tutto con lo spray fissante di NYX. Sopracciglia che erano venute, non si può capire, no? A rate lo stiamo facendo questo video. Comunque l'illuminante che utilizzo è sempre il solito, quello di Lovely. Si vede, non si vede, la luce sta andando via.
adesso passiamo ad un prodotto nuovo per me, che è il primer occhi di Revolution. Trovato nel calendario dell'avvento, sono due, ne ho trovati due, uno quest'anno e uno l'anno scorso e sono uguali, quindi lo proviamo, vediamo di finire in bellezza, speriamo sì.